Buongiorno, benvenuti, è un'occasione importante, siamo tantissimi ospiti che adesso andrò a presentare, un'occasione questo incontro, o meglio conversazione, immagino di grande interesse visto appunto la qualità delle persone che sono state invitate a conversare con noi con questi temi, ed è la Tuscia dei pubblici esercizi, una grande storia della cultura italiana. Prima di avviare la conversazione, prima dei saluti iniziali, io vorrei molto velocemente presentare tutte le persone che sono a questo tavolo, perché sono tutte persone di grande qualità e sicuramente ci aiuteranno in una conversazione che spero sia non soltanto formale, ma sia invece anche molto utile e mi auguro piena di contenuti. Per cui vorrei iniziare salutando Filippo Del Corno, che è l'assessore alla cultura del Comune di Milano, buongiorno. Vorrei salutare Federica Bottandi, che è membro di giunta della Camera di Commercio di Milano, buongiorno dottoressa. Luciano Spraga, della direzione Ufficio Studi del FIBE, che poi si occuperà di presentarci questa ricerca importante su cui si basa anche la mattinata. Il dottor Lino Enrico Solmani, presidente del FIBE, buongiorno. Filippo Sciuga, presidente della SIAE. Fabio Campora, un imprenditore. Giovanni Caffa, un cantautore musicista. Lorenzo Citterio, altro imprenditore. E Mario Lavezzi, musicista, anche lui di grande fama. Bene, io se sei d'accordo passerei la parola al dottor Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano, per il saluto iniziale. Grazie, buongiorno a tutti, il saluto che porto è il saluto innanzitutto del sindaco Sala, di tutta la giunta, di tutta l'amministrazione per un'occasione così importante e significativa di riflessione, di confronto e di dialogo su un tema che ha una fortissima rilevanza e un notevole impatto culturale, e questo giustifica ovviamente il fatto che il Comune di Milano sia qui rappresentato dall'assessore alla cultura. Proprio ieri abbiamo chiuso un'edizione straordinaria di Book City che ha segnato 160.000 presenze nei tanti eventi che in giro per la città hanno diffuso il libro e la lettura. Ma il segreto di Book City e del suo successo è soprattutto il fatto di fondarsi principalmente sul piacere della condivisione dell'esperienza della lettura. E credo che questo ci riporti in maniera molto diretta al tema che tratterete oggi, ossia il fatto che nei pubblici esercizi accade e succede di poter condividere l'ascolto della musica, proprio perché in quel momento si sta frequentando l'esercizio insieme magari a amici o anche semplicemente a persone sconosciute e si ascolta insieme della musica e ci si inizia a condividere e a scambiare opinioni e idee su ciò che si sta ascoltando e spesso si fanno anche delle scoperte. Quante volte nell'esperienza quotidiana ciascuno di noi ci è capitato magari in un bar oppure in un altro pubblico esercizio di ascoltare alla radio un brano musicale che colpisce la nostra attenzione e ci fa nascere il desiderio poi di riascoltarlo, quindi di acquistare il disco, di capire chi è il cantante o l'autore di quel brano e di approfondire la conoscenza di qualche cosa in cui ci siamo imbattuti. E molto spesso anche questa esperienza nasce proprio dal piacere della condivisione, cioè dal fatto che quell'esperienza la stiamo facendo insieme ad altre persone e immediatamente ci nasce il desiderio di condividere ciò che l'ascolto di quel brano suscita nella nostra attenzione, nelle nostre emozioni e anche nella nostra capacità di essere incuriosito magari di qualcosa di nuovo. Ecco che quindi i pubblici esercizi diventano degli alleati preziosissimi della diffusione culturale, proprio perché permettono di ascoltare musica e di realizzare quelle occasioni che io amo definire occasioni di inciampo, ovvero sia un incontro casuale con qualcosa che poi magari determina il desiderio di un approfondimento e di una maggiore conoscenza appunto del brano musicale. È di tutta evidenza che la collaborazione tra i pubblici esercizi e la SIAE, che è schierata, come dice il suo giustamente e orgogliosamente il suo motto, dalla parte di chi crea, è un'alleanza naturale. E io credo che in questa occasione il fatto di sancire questa alleanza attraverso una forma di semplificazione che la SIAE propone delle procedure sia un elemento molto interessante di sviluppo delle tante politiche che i vari decisori pubblici o appunto nel caso appunto della SIAE, una società italiana che rappresenta gli autori e gli editori, può realizzare in forma appunto di collaborazione, laddove la semplificazione burocratico-amministrativa è l'elemento di maggior ausilio per chi svolge un'attività imprenditoriale. Ricordo che proprio la nostra città, il Comune di Milano, nel 2014 ha realizzato lo sportello unico eventi, che ha trasformato la relazione tra gli organizzatori di eventi, tra i quali evidentemente in certi casi anche coloro che hanno collaborato per realizzare questi eventi
esercizi, ha trasformato, dicevo, questa relazione rendendo tutto più agile, più semplice e più immediato. Molte volte appunto la procedura burocratica amministrativa rischia di essere un ostacolo che non fa poi procedere invece nella realizzazione di iniziative invece molto, molto preziose e molto importanti. Chiudo dicendo quindi che questa occasione è un'occasione, credo, molto significativa, che ovviamente ha luogo nella nostra città e al cui Comune di Milano guarda con grande interesse e con grande favore, anche perché il Comune di Milano ha realizzato, proprio in occasione della circostanza che citavo prima, un accordo quadro di collaborazione con SIAE, che poi si è esteso in un rinnovo dell'accordo tra SIAE e ANCI. Credo che davvero questo sia il metodo migliore, un metodo di relazione, un metodo di dialogo, un metodo di collaborazione, per far sì che davvero non ci si senta più come, come si può dire, reciproci avversari nella azione di diffusione invece della musica e della cultura, ma appunto alleati. E credo, e con questo chiudo, che davvero i pubblici esercizi abbiano rappresentato storicamente uno straordinario alleato per la diffusione soprattutto della nostra musica italiana. Grazie. D'accordo, grazie. E naturalmente, insomma, già nel suo intervento e nelle sue saluti iniziali, insomma, in realtà sono emersi tantissimi temi che spero svilupperemo in seguito. Il tema della musica come momento di condivisione è un tema centrale, no? Visto che questo incontro è organizzato dal FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in collaborazione con la SIAE. Quindi grazie davvero e passerei la parola alla dottoressa Federica Ortalli, che è il membro di giunta della Camera di Commercio di Milano. Prego. Buongiorno a tutti, io vi porto i saluti del Presidente Carlo Fangalli, che oggi non può essere qua perché è impegnato altrove e soprattutto nella preparazione di un evento molto importante che si svolgerà domani, è Legalità mi piace, appunto sulla lotta sulla legalità e contro ogni tipo di abusivismo. Oggi siamo qua con Pipe e con SIAE e sono onorata di essere a questo tavolo di creativi, unica donna, forse un po' meno creativa di voi, ma onoratissima. E Pipe e SIAE ci presentano la loro volontà di collaborare insieme per crescere quello che è l'offerta rivolta ai cittadini e ai city users di Milano. Saluto l'assessore del Corno, il presidente Stoppani e il presidente Sugar. E sono insieme a Camera di Commercio le istituzioni più rappresentative, noi collaboriamo e ci teniamo a questa collaborazione perché vogliamo crescere la reputation di Milano. Se penso a quello che Camera di Commercio ha fatto, ad esempio insieme al Comune, al palinsesto di città, con un palinsesto di eventi condiviso, questo mi fa capire come la collaborazione è stretta ed è partita da qualche anno oramai. Connect in città, soprattutto con SIAE, abbiamo voluto creare qualche cosa di nuovo, che dura tutt'oggi, cioè ad esempio la spuntistica per tutti gli eventi che sono all'interno del palinsesto. Una spuntistica è anche una facilitazione burocratica per chi aderisce al palinsesto Expo Città. Penso anche però a quello che Camera di Commercio sta facendo insieme al Comune di Milano, tutto il lavoro sulle periferie, un lavoro che il nostro sindaco vuole e che noi insieme a lui vogliamo, perché le periferie sono un punto che deve essere rivitalizzato da quelle che sono le iniziative di nuovi imprenditori, come alcuni di voi che sono qua, da nuove offerte, da nuove idee per rilanciare dei punti che hanno dei punti di interesse estremi, perché non c'è solo Milano centro, c'è Milano periferia e la grande città metropolitana. Quindi abbiamo bisogno di nuove offerte per dare vita a degli angoli che sono comunque ancora caratteristici e che comunque attirano non solo i milanesi ma anche i turisti. Milano in questi anni, come abbiamo visto tutti, è cambiata sicuramente, non solo a livello di cultura, non pensiamo solo ai musei, ma noi dobbiamo pensare a tutto quello che voi, che gli imprenditori, che i pubblici esercizi fanno, hanno fatto, pur mantenendo una tradizione di pensiero molto lombarda, molto milanese, avete aggiunto, insieme anche all'apporto di associazioni di categoria, un quid, un qualche cosa in più che ha rivitalizzato la città. Allora continuiamo a lavorare sicuramente in questo senso, credo che l'accordo di oggi sia estremamente importante e concreto
e getti veramente un altro sassolino per la costruzione di una grande Milano che mai come oggi è sotto i riflettori a livello europeo. Quindi io credo che oggi sia una giornata concreta, importante, perché veramente si possa guardare al futuro, guardare avanti. Grazie. Nel merito e nel vivo della giornata, perché la giornata e soprattutto la conversazione che alla quale daremo vita tra poco, gravita intorno a una ricerca importante, una ricerca realizzata dal FIP, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Ce la presenta Luciano Sbraga, che è il direttore dell'Ufficio Studi del FIP. Il tema della ricerca è gli italiani, la musica e i pubblici esercizi. Io ho avuto modo di leggere l'anteprima. La persona che da ahimè molti anni si occupa di musica, devo dire che ho trovato una serie di temi e di riflessioni davvero di grande interesse e anche di indicazioni per il futuro molto fattive. Buongiorno, sarò estremamente rapido perché credo che le persone che verranno dopo di me avranno cose molto più interessanti da dire. Noi abbiamo fatto questa indagine su 1200 italiani, in rappresentanza di 50 milioni di italiani, quindi 1200 interviste, per cogliere fondamentalmente due aspetti. Il primo, alcuni elementi che caratterizzano il rapporto degli italiani con la musica, certo è un rapporto molto complesso, metterlo in numeri non rende giustizia alla complessità del fenomeno, perché magari alcune cose potrebbero sembrare estremamente intuitive. Però poi dietro ci sono i numeri, e pensate sempre a questi 50 milioni di italiani che hanno espresso attraverso queste interviste il loro punto di vista. Ma la cosa che ci interessava di più mettere a fuoco era l'importanza che secondo gli italiani ha la musica nei nostri locali, nei locali pubblici, nei pubblici esercizi, li abbiamo chiamati locali pubblici in senso in termini più generale. Ad integrazione di questi dati, di questi risultati, abbiamo poi fatto un'analisi sui dati di fonte SIAE, Osservatorio dello Spettacolo, in particolare sul tema dei cosiddetti concertini e della musica d'ambiente, da cui emergono alcune cose interessanti che poi proverò ad interpretare al di là dei numeri. Allora, la prima cosa è la musica immanente dappertutto nella vita di tutti, in casa, fuori casa, ormai la divisione tra casa e fuori casa è al 50%, perché le nuove tecnologie consentono, anche le vecchie in verità, se si pensa alla radio, consentono di ascoltare la musica ovunque, quando ci si muove negli spostamenti, ma anche per esempio la musica d'ambiente di cui si parlerà poi nel pomeriggio, quando si va al supermercato, quando si sta sotto la metro nella stazione, si ascolta la musica e così via. Naturalmente c'è quel 10% di fuori casa, che sono i nostri locali, che rappresentano appunto 5 milioni di persone che l'ascoltano prevalentemente all'interno dei locali pubblici. Un'altra cosa interessante è qui possiamo capire che a chi gli ascoltatori in qualche modo che hanno della musica hanno il culto della musica, da quelli che hanno un ascolto più occasionale. Ci sono un italiano su quattro che ascolta la musica per più di 6 ore a settimana, potrebbero essere 10, 12, ma ovviamente è una percezione del tempo, perché nessuno si fa il diario segnandosi quanto ascolta la musica, quindi questa è una percezione. E c'è poi la parte di quelli occasionali, probabilmente anche di quelli che l'ascoltano soltanto al supermercato quando fanno la spesa o in altri contesti. E la cosa interessante, ad esempio, che gli ascoltatori più assidui sono donne, in particolare giovani tra 18 e 24 anni, residenti nel nord-est. Questa è una cosa interessante, legata probabilmente alla sensibilità, anche a volte al tempo da dedicare, no, così alla meditazione attraverso l'ascolto della musica. Un'altra cosa interessante, siamo nell'era di internet, delle nuove tecnologie, di YouTube, di altri siti ovviamente che attraverso cui è possibile ascoltare la musica, e al primo posto come canale di ascolto della musica c'è la rete. Questo è al primo posto. La radio si difende alla grande con il 58%, queste sono risposte sia
ormai c'è la multicanalità, si ascolta via internet, via radio, via CD, via addirittura esiste il vinile, anzi in qualche modo è anche rilanciato in questi ultimi anni, ma la cosa interessante è che le distanze tra nuove tecnologie e vecchie, se la radio la mettiamo tra le vecchie, sono abbastanza, si accorciano quando si pensa al canale prevalente di ascolto, la radio e la rete se la battono, ma la radio è interessante scoprire che la radio è il primo canale di ascolto della musica, soprattutto quando si parla di nuovi artisti, nuovi brani, così via, si ascoltano la radio, si scoprono e poi si va sulla rete magari a cercare l'autore e magari si spera anche nei negozi di dischi magari. E questo poi ci sono ovviamente i locali pubblici, 7,2%, che è una cosa anche qui interessante della scoperta, vedremo poi quanto sono importanti per la scoperta anche di nuovi autori e nuovi brani. I generi musicali, la faccio breve qui, dico che ovviamente il pop, la musica dance è quella che va per la maggiore col 45%, poi seguono però anche gli altri generi, ma soprattutto vediamo che i locali pubblici, i pubblici esercizi si difendono, hanno un peso importante nell'ascolto dei diversi generi musicali. Vedete quel 17% sul totale va letto per colonna. Adesso molto velocemente passo al tema pubblici esercizi. Qui un'avvertenza, non sono più quei 50 milioni, ma sono circa la metà, sono quelli che frequentano abitualmente i locali pubblici. Abitualmente vuol dire tanto in tanto, più o meno assiduamente. Allora, intanto un dato interessante è che oltre il 90% apprezza moltissimo la musica all'interno dei locali, e questa è una cosa credo che faccia piacere a noi del mondo dei pubblici esercizi, credo faccia piacere anche alla SIAE, credo che faccia piacere anche ai musicisti, ovviamente, che trovano insieme il punto di riferimento. E la cosa interessante è che l'82%, 8 su 10 di quel 90%, frequenta i locali proprio perché c'è un particolare evento musicale o c'è la possibilità di ascoltare musica. E di questi la cosa ancora più interessante è che la metà non andrebbe in un locale se non sarebbe andata, se non ci fosse stato quel particolare evento musicale. Quindi la musica è un fattore, diciamo, fondamentale dell'offerta di alcuni locali, soprattutto sapete ormai negli ultimi anni si sono sviluppati molti nuovi format, nuovi locali serali dove la musica ha un ruolo importante in affiancamento al mondo importante dell'intrattenimento danzante, che è l'altro rovescio della medaglia di cui occorrerà tener conto naturalmente, ma non è all'interno di questa indagine, si parla in generale naturalmente, non di singoli locali. E qui abbiamo diviso perché c'è la musica registrata, c'è la musica dal vivo. Vedete che quello che piace di più è la musica dal vivo, quello si vorrebbe che nei locali ci fosse più musica dal vivo anziché musica registrata, ma grande apprezzamento anche per la musica registrata, addirittura stiamo parlando di 8 su 10, mentre la musica live arriva quasi al 90%, quindi leggermente più consistente il grado di apprezzamento. E l'altra cosa importante che dovrebbe far riflettere gli imprenditori è che la presenza di musica fa crescere la reputation del locale, in qualche modo il giudizio, l'opinione, il livello di soddisfazione dei clienti, dei consumatori, come vogliamo chiamarli, o degli ascoltatori semplicemente. Il 77%, sempre di quel 50, no, di quei 25 milioni di italiani che frequentano abitualmente i locali, dice che andrebbe di più nei locali se ci fosse più musica, se ci fosse la possibilità di sentire, ascoltare musica di qualsiasi tipo, e l'82% ritiene che i pubblici esercizi siano un luogo di diffusione, di conoscenza di nuovi autori, nuovi brani. Questo poi lo dirà meglio di me, magari la tavola rotonda, Pagoda, facendo alcuni messaggi, probabilmente nell'epoca appunto dei talent, dei YouTube, dei canali eccetera, la convivialità, il rapporto diretto con gli artisti è ancora un punto di forza sia dei locali che degli artisti stessi. E per concludere, che cos'è
questa parte, che cosa rappresenta la musica all'interno dei pubblici esercizi? Ecco, il primo punto, ma non ci stupisce questa cosa, è che crea atmosfera, è un posto dove, cioè, ti aiuta a stare meglio, fa parte del benessere, quindi delle persone. Un'altra cosa che metto in evidenza, ma tanto lo vedete per scorrere, è che uno strumento, e torna a quello a quanto abbiamo visto prima, per conoscere le nuove tendenze musicali all'interno quindi dei locali, soprattutto quei locali che fanno di questo la loro mission, e poi forse qui c'è una testimonianza. E poi un'ultima cosa che dobbiamo citarla, vedete, è l'ultimo, è che qualcuno si lamenta perché la musica a volte infastidisce quando soprattutto il volume è troppo alto e non permette di parlare. Qualcuno, la metà più o meno, sarebbe disposto anche a pagare un differenziale di prezzo per avere eventi all'interno dei pubblici esercizi, sia come biglietto in sé, come biglietto d'ingresso, che come maggiorazione della consumazione. È una cosa che comunque dovevamo dire, doveroso, abbiamo chiesto apposta per capire quale fosse il livello di appealing della musica, e quindi addirittura un supplemento di prezzo, la musica come valore dunque. E velocemente vado, scusate la velocità, ma c'è molta carne a fuoco, penso, quindi vado velocissimo. Una cosa sull'osservatorio SIAE sullo spettacolo, concertini e musica d'ambiente. Allora, la prima cosa da dire è che siamo dentro un trend crescente, che è quello della spesa per servizi ricreativi e culturali. Nonostante la crisi, al di là della crisi, che si vede lì anche nella musica e nella cultura e nelle attività ricreative, comunque eravamo a 26 miliardi di euro nel 2008, anno di avvio della crisi, siamo oggi a 29 miliardi di euro, quindi c'è un trend di crescita e questo fa ben sperare. L'altra cosa è che la dinamica dei concertini, questi sono i concertini del 2015, in attesa di avere poi i dati del 2016, anche qui il trend è evidente. Crescita del 22% in media, ma soprattutto degli strumenti meccanici, un po' a dispetto di quello che abbiamo visto sulla preferenza degli italiani che riguarda soprattutto la musica dal vivo, ma anche la musica dal vivo cresce 13%. Questi sono i concertini nei soli pubblici esercizi. Nel complesso, vedete, c'è stata una crescita dei concertini nel complesso, ma i pubblici esercizi sono cresciuti ancora di più della media generale. Questo che cosa vuol dire? Qui mi permetto di dare un'interpretazione: a mio parere l'abbinamento musica, convivialità, relazione è una sorta, diciamo, di menù anticrisi. Nonostante la crisi è continuata a crescere questa dinamica, quindi vuol dire che la gente ha voglia di stare insieme, di uscire la sera, di vedersi, e anche per rompere la solitudine a cui spesso siamo costretti in queste grandi città metropolitane. Che cosa emerge? Grande crescita al sud. È vero che il sud è parte da una condizione di svantaggio in termini assoluti. Vedete la crescita dei concertini tra il 2008 e il 2015, vede quasi al 100% un raddoppio in Molise, ma la Sicilia con l'83%, la Puglia con il 73%. Che cosa significa questo? Anche qui mi permetto di fare un'interpretazione: il turismo è un elemento importante, la musica nelle attività turistiche, quando si dice si vende la veglia, spesso non si vende il sonno quando si fa turismo, quindi l'intrattenimento è importante quando si fa turismo. E la dice lunga, per esempio, quando, guardando il dato della Sardegna, mi viene da pensare, anche qui faccio una azzardo di interpretazione, che il modello Sardegna è un modello meno diffuso di attività, più concentrato nei villaggi, per cui questa crescita si nota meno. Rispetto a quanto avviene, il grande successo della Puglia, no, del Salento, grande successo anche della Sicilia. Se vedete, la musica dal vivo e la musica registrata nei concertini rappresentano più o meno la prevalenza della musica dal vivo, 58% contro 42%, ma è soprattutto nel centro-sud che prevale la musica dal vivo. Al nord è più o meno pari l'attività dei concertini con musica registrata e musica dal vivo. Questa la salto velocemente per dire poi però che c'è un dato
che conta, perché c'è una componente dimensionale, il 50% dei concertini si fanno in quattro regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. Qualcuno potrebbe dire, ovvio, sono le regioni più grandi, non è proprio così, perché se guardate il Lazio sta al 7%, il Lazio ha una popolazione consistente, anche in termini di pubblici esercizi c'è un peso importante di pubblici esercizi, ma vedete c'è una distanza notevole rispetto a Lombardia e Emilia-Romagna. Ecco l'ultima, e sarà il tema di oggi e chiudo, è quello della musica d'ambiente, quella che si ascolta come sottofondo all'interno dei locali. Anche qui oltre il 50%, 53% in 5 regioni, si aggiunge il Piemonte a quelle qua in quella quartina che abbiamo visto prima, e poi via via ci sono le altre, ci sono 121.000 locali dove si ascolta musica d'ambiente, parliamo di pubblici esercizi. Quindi in conclusione posso dire che concludo che c'è questa musica immanente nella vita degli italiani, il grande ruolo dei pubblici esercizi e la musica componente fondamentale dell'offerta, bisogna ovviamente che questo abbinamento risulti sempre più stretto e più in prospettiva, diciamo, più vantaggioso per tutti. Grazie. I temi emersi sono tantissimi, tutti i grandi interessi, insomma, spero che riusciremo nel tempo che abbiamo a disposizione a svilupparli, viste appunto le grandi competenze delle persone al tavolo. Mi veniva solo in mente una cosa prima di continuare, mentre ascoltavo i dati che il dottor Quagan ci ha sottoposto. Mi viene in mente il titolo di un bellissimo libro di uno sociologo della musica inglese, si chiama David Tutt, in base di un libro che si chiama Oceano di suoni, che in qualche maniera rappresenta il fatto, l'idea, anche da un punto di vista d'immagine, che oggi viviamo in una società nella quale siamo davvero immersi nella musica al 100%, cioè la musica è un flusso continuo che ci accompagna dalla mattina quando ci svegliamo a casa, ci segue col nostro iPhone, col nostro insomma, smartphone, quando siamo in giro, continua a seguirci quando siamo in locali pubblici, nei supermercati a fare la spesa, e poi trova l'apice la sera quando andiamo a andare ad ascoltare la musica dal vivo, piuttosto che nei club ad ascoltare della musica registrata. Quindi davvero un'immersione totale che probabilmente supera anche le, mi sembra, 6 ore settimanali, no? Che avevano quelle emerse dalla ricerca, che abbraccia probabilmente un arco di tempo molto più ampio, ponendo una serie di interrogativi di ogni genere, insomma, non ultimi quelli di carattere economico. Bene, per entrare nel vivo della conversazione della tavola rotonda, io passerei la parola per introdurre la tavola rotonda di oggi al dottor Lino Enrico Stoppani, che è il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Prego. Innanzitutto grazie e buongiorno a tutti. Innanzitutto alcuni ringraziamenti agli ospiti e ai presenti, che vedo numerosi, in particolare all'assessore del CORN che è appena partito per problemi istituzionali, che ci ha onorato della sua presenza in nome del sindaco Sala, alla Camera di Commercio, qui rappresentata dalla Federica Portali per l'ospitalità in questo meraviglioso palazzo, ai relatori del convegno. Ecco, sui relatori mi permetto una citazione a Mario Lavezzi, che il prossimo Sant'Ambrogio verrà onorato del Lampioncino d'Oro. Non è il premio Nobel, ma sul tema, insomma, c'è tempo, poi è giovane. Ma per i milanesi come me, tra l'altro, in passato onorati di questa beneficenza, sappiamo l'importanza di questa onorificenza che evidentemente è destinata alle persone milanesi che hanno dato ruolo, visibilità, valore a questa città, per cui gli auguri e complimenti anche da parte della federazione che rappresenta. E poi un doppio ringraziamento alla SIAE, innanzitutto per aver voluto condividere con FIPE gli obiettivi di questo convegno, insomma, per valorizzare il rilancio del binomio musica pubblico esercizio. Noi perché consapevoli che la musica è un valore aggiunto, e su questo Luciano Braga ha cantato in nome, insomma. Dall'altra parte perché giustamente forse sai e ci riconosce un ruolo, insomma, nell'attività di divulgazione, di promozione, di valorizzazione, di sensibilizzazione e anche di difesa dei valori della musica. Il secondo ringraziamento è perché
oggi dopo il convegno ci sarà la presentazione della innovativa convenzione che è il patto trafficato di mezzi di negoziazione e che siamo contenti di poter rappresentare molti elementi di novità e ovviamente in questo da parte mia aspetto il ringraziamento alla SIAE anche per la pazienza che ha dovuto sopportare per subire quelli che erano i componenti della nostra delegazione, in particolare il nostro Ludici Teri delegato su questo passaggio. Al di là della cattiveria ma in verità da Ludiciterio, cibo e musica sono accomunati da tante affinità, spesso hanno un ruolo complementare e sinergico anche per gli interessi che riescono a sviluppare. Ugo Boietti, grande saggista, scrittore, nato a Roma e morto a Fiesole nel 1946, sosteneva che nella vita bisogna evitare tre sciocchezze, oggi si direbbero cazzate, che sono amare il buio, amare al buio, dormire al sole e mangiare in silenzio. E questo è l'ultimo suggerimento, ovviamente non era così suggerito per favorire la digestione, ma perché il cibo è sinonimo di convivialità, di chiacchiere, ma anche di ascolto della buona musica, che poi ovviamente incide su quella che è la qualità della vita. Lo ha già detto bene Luciano Sbraga nella sua relazione, tra cibo e cucina c'è un legame indissolubile, che è una parte integrante della quotidianità della nostra vita, insomma, che è un veicolo materiale di cultura, che è un estensore di tradizioni, ma che è anche un termometro di innovazione. La musica nelle sue diverse forme, insomma, è protagonista della storia, della cultura, dei costumi, del tempo libero e del linguaggio del nostro paese, come il cibo invece è espressione della tradizione, dell'identità dei luoghi, della storia e dei prodotti di questi luoghi. Ed entrambi, cibo e musica, trovano nei pubblici esercizi luogo di socializzazione, di aggregazione, di incontro e di relazione, lo strumento, l'occasione di valorizzazione, di promozione, di educazione e anche di sensibilizzazione. La nostra ricerca ha rappresentato molti dati, insomma in particolare non vorrei ripetere le cose che ha detto Luciano Sbraga, dal 2008 è il forte incremento dei concertini, più 22%, insomma che è un segno importante di cambiamento. L'altro dato importante è che l'82% dei frequentatori delle nostre attività ci considerano un ottimo canale per promuovere musica di tendenza o per trovare nuovi artisti. E in questo Luciano Sbraga ha valorizzato quello che è il ruolo della radio utilizzata molto spesso come sottofondo nelle nostre attività e che sembrerebbe in contraddizione con le novità date dai YouTube o dagli star dell'Italia Show. Ma oltre alla radio, evidentemente, ci sono altre forme con la quale la musica si interfaccia con il pubblico esercizio. Basta pensare, come dicevo, ai concertini, nei ristoranti, in occasione di feste, cerimonie e matrimonio, oppure addirittura diventa elemento di richiamo principale per l'offerta commerciale di discoteche o dei locali notturni. Qui abbiamo poi Lorenzo Cicerio e Fabio Campo, che sul tema svilupperanno perché sono dei concetti di business collegati al mondo della musica. Il cibo e la musica poi hanno subito, nel bene e nel male, gli effetti della modernità, perché la globalizzazione ha portato alla contaminazione delle culture e la contaminazione di culture ha portato per la musica, per esempio, alla creazione di nuove tendenze, di nuove frontiere o anche della modificazione dei suoni o dei ritmi. E invece per il cibo, quella che è la contaminazione culturale ha portato le nuove tecniche nella cucina, basta per pensare alla cucina fusion, ha portato nuovi ingredienti, basta pensare alla fonte esotica o all'uso delle spezie nella cucina mediterranea, oppure le stesse nuove ricette. Ma oltre a questi valori positivi, ci sono la modernità ha portato anche effetti negativi, come l'abusivismo, che è un fattore comune tra che si ha e FIP subiscono e cercano di contrastare, e che per la musica e per il cibo è come esercizio a rotto equilibri, ha reso interessi anche in fatto regole. E per quanto riguarda la musica, e non per prendere il posto di Filippo, insomma, quello che sono i temi di preoccupazione che riguardano la pirateria musicale, i temi dei danni, dei punti di proprietà, i plagi, eccetera, e che sono caratterizzati evidentemente nella diffusione della rete, e il cibo a sua volta subisce quelli che sono gli effetti della sharing economy con gli restaurant o i social eating, dove se da una parte nessuno impedisce ovviamente a queste attività di svilupparsi, pretendiamo, diciamo da tempo, che queste attività devono svilupparsi con il rispetto del principio stesso mercato, stesso regole, che molto spesso invece è reso. Tra l'altro tra musica e cibo c'è anche un'affinità di carattere genetico, insomma la scienza ha sperimentato e ci dice che buona musica e buon cibo attivano la stessa zona del cervello, insomma, per cui
è un'ulteriore conferma che ci sono molte, molte affinità. Poi pubblici esiti e musiche e cibo sono talmente insidiosi che gli accomuna anche qualche esagerazione tra questi, così una curiosità, un sito attivo in Gran Bretagna del Kifai, che dice che offre un'applicazione in funzione di che cosa stai ascoltando, ti dice anche che mi manda delle idee di bere, insomma. Però al di là della curiosità va difeso il rapporto pubblico esercizio e musica, non solo contrastando gli abusivismi, le evasioni o le esagerazioni che dicevo, ma cercando anche di interrompere la tendenza che sta portando alla chiusura di molti locali che fanno musica dal vivo, spesso pezzi della nostra storia. Non è solo una tendenza italiana ma internazionale. Per esempio, dicevo recentemente che a Londra negli ultimi 8 anni hanno chiuso il 50% dei locali per la musica dal vivo e il 10% dei pub. E per contrastare questo fenomeno, città importanti come Parigi e Londra hanno attivato il facilitatore della notte. Tra l'altro il facilitatore della notte era una delle proposte che FIPE a Milano aveva presentato ai candidati sindaci, perché, ripeto, dietro al fenomeno della notte, come dirò, c'è un fenomeno importante anche collegato al turismo. Allora, per contrastare questa tendenza, che evidentemente è suggerita dal fatto di una sostenibilità economica dei locali, che evidentemente è diventata più difficile, è un problema certamente di nuovi bisogni o di aspettative dei clienti, è un problema di convivenza civile, e qui basta richiamare i temi della bovina, insomma, con l'equilibrio sempre difficile da trovare tra le esigenze degli esercenti, dei residenti, dell'autorità comunale oppure delle forze dell'ordine, ma anche un fatto di reputazione. E a mio avviso quella che è la night time economy, che ha un valore economico importante, e non è fatta solo di fannulloni o di gente di malaffare, ma anche di persone che lavorano, che festeggiano qualcosa di notte, che hanno l'inclinazione a star fuori la notte generando benessere, cultura, animazione, sicurezza, relazioni, business, che vanno riconsiderati e rivalutati, perché ovviamente dietro ci sono i valori anche economici, anche occupazionali di grande valore. Infine, pubblici esercizi e musica ha anche un'affinità nelle difficoltà e anche nelle disgrazie. Insomma, martedì scorso, 13 novembre, c'è stato l'anniversario dei terribili attentati di Parigi, che hanno colpito inermi avventori di teatri, di bar o di ristoranti che sono luoghi di ritrovo. E questo è un attentato alla nostra civiltà, perché hanno colpito luoghi di aggregazione, di socializzazione, di convivialità, di relazione, di incontro e anche di cultura, e ovviamente sono contrastati e combattuti da chi ha una visione diversa delle cose, insomma. E invece sono assolutamente valori delle nostre comunità da difendere, perché lo stare insieme, lo dico da sempre, il parlarsi, l'ascoltarsi, il confrontarsi, il divertirsi e anche discutere favoriscono una società migliore, dove il cibo e la musica sono anche fattori di libertà, fattori di educazione, fattori anche che favoriscono quello che è il benessere dell'uomo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale e sociale. Infine, il matrimonio tra cibo e musica, l'ha ben detto Luciano Braga, è un matrimonio ben riuscito, perché riesce a coniugare da una parte la concretezza del bisogno umano con il richiamo al cibo, insomma c'è bisogno di mangiare perché c'è un'esigenza fisiologica, e con la bellezza eterea dell'arte con il richiamo alla musica, che ne è una componente essenziale. E qui richiamo, insomma, il felice matrimonio della mitologia greca, insomma, tra Cadmo e Harmoni, insomma, dove Cadmo era l'esempio del re umano concreto e l'armonia invece richiama quello che è il valore della musica. E ogni matrimonio, lo dice uno che è sposato solo da 38 anni, ha bisogno anche delle regole, insomma, che ha trovato le regole per quanto riguarda il matrimonio tra la FIPE e la SIAE, e l'ha trovato in questa innovativa nuova convenzione che abbiamo cercato di fare, ovviamente tutelando interessi molto, molto volte contrapposti, ma lealmente, seriamente, con trasparenza, con pazienza, perché la SIAE è un'istituzione complicata da gestire, ero Filippo. E in questa nuova convenzione, lo dico con sentimento, con sincerità, un ringraziamento a te, al dottor Blandini, insomma, per la qualità che ci avete messo anche nel gestire le relazioni umane che ci stanno dietro quelle che sono le negoziazioni di una trattativa così complicata che tocca anche interessi ecologici. Il nostro impegno è quello di valorizzare, di promuovere con il roadshow sul territorio questa nuova convenzione.
informazione che la presenteremo oggi per la parte tecnica. L'impegno della FIBE è far emergere anche quella che è visibilità e qualità nelle relazioni, far emergere quella che è l'evasione, e per cui insomma al tavolo di questa convegno ci sono personaggi anche del mondo della musica. Ho citato Lavezzi, c'è anche Cacco, un giovane di grandi speranze, insomma giovane si è poi confrontato con dire chiaro, insomma ragazzi d'oro che fanno del bene, che sviluppano e che educano anche al sano divertimento, per la componente essenziale della qualità della vita. Per cui mi fermo qui, ringrazio ancora SIAE e tutti voi, e sperando che l'occasione della mattina sia proficua. Grazie. Dottor Stoppani, grazie per le cose che ha detto, per aver sottolineato la centralità e l'importanza della musica, naturalmente, perché è il tema del quale oggi ci occupiamo, ma anche quello che lei ha detto sulla notte, sulla centralità della notte, e l'aver citato questa figura importante, ma adesso c'è l'occasione nel corso della mattinata di approfondire, che è quella del facilitatore, o come hanno scritto i giornali, del sindaco della notte, no? Che è una figura della quale, come lei sottolineava, si è dotata a Londra, si sta dotando a Amsterdam, non so so che anche a Milano, a Parigi, e mi posso, io dico a Bologna, che mi posso anticipare che il comune di Bologna sta già lavorando in questa direzione. Insomma, c'è stata una un importante incontro, lo stesso lavoro con il sindaco, proprio per ragionare anche a Bologna sull'idea di una figura di questo genere. Questo perché, come lei ha detto, la notte è importante da due punti di vista. La musica è importantissima dal punto di vista economico, naturalmente, no? Come diciamo, fattore di sviluppo economico di un territorio, e dal punto di vista culturale. E le cose si spostano perfettamente, almeno questa è la direzione nella quale speriamo di andare. Dottor Schuller, Presidente SIAE, insomma abbiamo evidenziato da subito quanto importante sia la musica nella nostra quotidianità e all'interno ovviamente dei pubblici esercizi. Una così grande quantità, oltre che ovviamente qualità di musica, richiede però delle forme nuove, probabilmente. Innanzitutto velocemente ringrazio anch'io la Camera del Comune, l'assessore del Bono, Camera di Commercio, per l'ospitalità, presente dei nostri anni, il FIPE con cui abbiamo condiviso parecchio tempo negli ultimi mesi, il dottor Citerio e tutta la squadra della SIAE che ha negoziato a questo nuovo accordo. E la ricerca, devo dire, è una ricerca interessantissima, peraltro non l'abbiamo fatta noi come SIAE, quindi diciamo ed è esattamente quello che noi riteniamo esista, cioè la musica è una cosa che fa star bene, è una cosa che migliora la qualità della nostra vita, che crea socialità, ed è un prodotto che funziona nonostante la crisi che c'è stata nell'ultimo decennio, per cui la nostra difficoltà è stata quella di trovare forme di remunerare chi fa la musica, gli artisti, gli autori. Abbiamo visto una situazione, come dire, contraria: da una parte una crescita esponenziale dell'ascolto, del consumo, e dall'altra parte un crollo costante dei ritorni. Quindi una cosa stranissima, se ci pensate, come avere appunto un pubblico esercizio, un ristorante che aumenta di misura i clienti e fattura sempre di più e incassa sempre di meno. È qualcosa di difficile da accettare, che ha generato molta frustrazione, ha fatto sì che tanti creativi, tanti autori, tanti artisti abbiano mollato. Chissà quante opere abbiamo perso, chissà quanta ricchezza, quanta identità culturale italiana abbiamo perso per questo. Quindi il principale compito di SIAE, perché poi avendo Giovanni e Mario al tavolo oggi, non mi soffermo sulle, diciamo, l'importanza e l'aspetto culturale e umanistico della musica, perché credo che lo sapranno fare molto, molto meglio di me, però quello che è il compito della SIAE, di questa SIAE di oggi, che è una SIAE molto cambiato, perché è finalmente una SIAE che è gestita soltanto dai propri autori, dai propri associati, dai propri editori, senza più un'interferenza, diciamo, pubblica come c'era prima. Il nostro compito è di trovare delle nuove misure che
da una parte far comprendere che la musica è un ottimo investimento, è un ottimo investimento per i ristoranti, è un ottimo investimento per i bar, per i locali pubblici, per i comuni, per tutti noi alla fine, perché migliora la qualità, la identità al luogo dove si ascolta, dove si consuma, e dall'altra parte trovare delle forme semplici per generare una remunerazione adeguata a chi poi quella musica la crea, con tutti i rischi del caso, perché se è vero che oggi fare l'imprenditore in Italia è molto difficile, molto rischioso, vi posso assicurare che fare l'autore è forse ancora più sicuro. Quando uno scrive qualche cosa partendo dalla propria sensibilità, non ha nessuna garanzia che quella cosa che ha creato col tempo, con lavoro, con energie, abbia anche un minimo risultato. Totalmente una vita, come diciamo, sulle montagne russe, assolutamente precarietà assoluta. Quindi la SIAE ha questo compito: da una parte difendere gli autori che creano, e dall'altra parte, per farlo efficacemente, noi dobbiamo trovare delle forme semplici per far capire il valore di quello che stiamo proponendo e far remunerare in maniera molto semplice questo bene, che è difficile, questo è un concetto non semplice perché è immateriale, un bene immateriale, c'è nell'aria, c'è dappertutto, diciamo, prima ce lo portiamo dietro, però ha un effetto importante e tutti noi riconosciamo che ha un valore. Quindi io sono molto orgoglioso del nuovo accordo perché è un accordo che stra-semplifica le cose rispetto a prima. Non abbiamo più numeri di avvocati, non abbiamo più i televisori con i pollici, cioè è un sistema proprio, come dire, molto commercialmente molto facile, e credo che questo ci aiuta a spiegare meglio il valore. Abbiamo un interesse comune, per noi i pubblici esercizi sono una grande opportunità anche per far scoprire musica, come dicevamo prima, e in questo senso mi fa anche piacere, se oggi poi seguirà un comunicato stampa su questo, ma abbiamo deciso proprio per cercare di incentivare i pubblici esercizi locali ad invitare giovani soprattutto a eseguire il loro repertorio, a partire da gennaio, ogni mercoledì fino a giugno, quindi facciamo questi 6 mesi di sperimentazione, offriamo una tariffa estremamente bassa, omnicomprensiva, per tutte le esibizioni sotto diciamo le 200 persone, senza ingresso obbligatorio e senza consumazione obbligatoria, per poter far suonare il mercoledì. Ci auguriamo soprattutto, diciamo, giovani artisti, giovani cantautori, giovani autori, e soprattutto speriamo in loro repertorio, perché sappiamo quanto è difficile anche per loro incontrare all'inizio un pubblico. Quindi noi siamo nell'ottica della semplificazione, di trovare un giusto equilibrio per remunerare la musica, di dare le risorse a chi come Giovanni, come Mario, e agli oltre 80.000 nostri associati vivono di questo, facendo un qualcosa che arricchisce la nostra vita, la migliora, e io credo possa anche arricchire e rendere più efficaci le attività commerciali dei pubblici esercizi. Grazie. Sicuramente la semplificazione, che è stata bellissima iniziativa del mercoledì, andrà in quella direzione, perché, come diceva lei, il punto è proprio quello oggi di promuovere il più possibile non solo la musica ma anche i giovani musicisti e gli autori. Condivido una cosa della quale sentiamo assolutamente la mancanza, e credo che questo, il problema del repertorio, una volta si sistemano come le sali e il DAR, no? Che erano quelli all'interno delle case discografiche che supponevano degli artisti e il repertorio. Oggi magari soppone degli artisti, ma proprio il repertorio è quello che probabilmente sta venendo meno, e temo che se non ci sarà un'inversione di tendenza e queste iniziative vanno in quella direzione, ne pagheranno le conseguenze nei prossimi anni. Quindi speriamo davvero che le cose cambino, è uno degli elementi, insomma, attraverso i quali questo cambiamento, o quantomeno lo sviluppo e la promozione della musica all'interno dei locali dal vivo,
è sicuramente appunto quello di locali, di chi questi locali li gestisce. Io passerei la parola a Fabio Campola. Fabio Campola è un imprenditore, molti di voi immagino in sala lo conoscano, e insomma viene riconosciuta da Campola il merito di ideare e portare al successo di locali, tantissimi locali. Mi collega se sbaglio, prima del 1995 si chiamava Mamma Mia, ma spero sia da accettare, l'ho azzeccato anche la data, e poi da allora insomma una serie di altri esperimenti di successo mangiato, mi viene in mente, no? Quindi locale di Campania è un grande brand, un brand del lusso, insomma, è più importante che ci siano, sino a l'ultimo che è arrivato, ma magari invece c'è qualcun altro dopo, io non lo so, che è questo locale di Catalogina Argentina. Vabbè, l'ultimo è uno degli ultimi. È uno degli ultimi. C'è Terrazza 12 nel Render Building l'ultimo. Bene. E locali nei quali la musica ovviamente ha un ruolo centrale. Ecco, quello che io vorrei un po' capire con le colleghi, lei ci aiutasse a capire è quanto la musica all'interno dei locali che lei crea e poi porta al successo serva a definire l'identità del locale, no? Oggi ci sono i sound design, sappiamo che la musica è considerata allo stesso valore e importanza dell'arredamento spesso all'interno del locale. Certo. Quindi come pensa lei? Dunque, io parto da questo presupposto, dico sempre che per quanto riguarda il nostro lavoro, per chi fa locali, gli elementi necessari, indispensabili, che devono funzionare in percentuale uguale sono tre. Uno è il food, l'altro è il servizio e il terzo è l'ambiente. Ecco, come diceva lei, appunto, è nell'ambiente che entra la musica. La musica è un po' un elemento subliminale, se vogliamo. È un elemento che caratterizza sicuramente il locale. Io dico sempre che il locale caratterizza di conseguenza la clientela. È normale che la torta è molto grande, il 100% di domanda che abbiamo non verrà mai esaurita da un locale solo, perché proprio perché ci sono dei gusti, delle tendenze differenti. Quindi la musica sicuramente viene ad essere un elemento, come dicevo prima, subliminale ma importantissimo. Noi ci rendiamo conto quanto sia importante la musica in un locale quando non ce l'abbiamo, è un po' come la libertà, quando ci viene a mancare ci rendiamo conto che ci manca. Ecco, io tra l'altro sono reduce di una situazione un pochino particolare proprio in un locale che ho in Acqua della Pace, dove mi hanno vietato di diffondere musica dopo le 10 di sera a seguito di un esposto che vabbè, stiamo cercando di risolvere, ma questo è un problema che purtroppo abbiamo sulle zone calde di Milano, usare la moneta. Non dimentichiamoci un'altra cosa, io dall'altro vedevo con i dati di Luciano Sbraga che Roma, che è una delle città che trovo, sembra sia a mio parere la più bella in Italia, vede un'offerta di musica locale inferiore a quello che è il Nord Italia, comunque la Lombardia. Dobbiamo considerare anche questo, che c'è un discorso di vita un pochino più all'aperto. Un altro elemento, secondo me, va a condizionare questa scelta, questo dato, è anche il fatto che noi a Milano abbiamo un compito molto più gravoso, se vogliamo, noi come pubblici esercizi rispetto a Roma. Roma è una città che offre già tanto per il turista. Noi invece diciamo sempre, e mi riferisco all'anno di Expo che è passato, che è finito da poco, diciamo sempre Milano non deve diventare solo una città di lavoro, deve riuscire a dare qualcosa in più. Chi viene a lavorare a Milano ci viene anche perché sa che il suo tempo libero può essere trascorso in maniera piacevole e questo è il compito nostro, poterlo fare. Per quanto riguarda invece il discorso musica, ritornando al discorso musica, ci terrei anche a evidenziare una cosa importante che è successa negli ultimi anni. Molti locali si sono rappresentati addirittura con delle compilation. Ha iniziato dall'estero, mi viene in mente Parigi con Buddha Bar, uno dei primi che ha lanciato questa tendenza, questa moda, quindi addirittura attraverso
attraverso un CD, una compilation di canzoni, riuscire a chi non è mai stato nel locale far capire ancora prima di arrivarci che cosa poteva trovare, quindi qual era la percezione che poteva dare solamente attraverso magari 12 tracce in un CD. Quindi ribadisco, la musica è importantissima, non ce ne rendiamo conto, forse la trattiamo in maniera molto meno importante di quello che è, ma vi assicuro che per un locale fa parte di quel terzo elemento che io considero ambiente. Meritano magari di essere approfondite, ma mi veniva soltanto in mente quando lei diceva giustamente lavoriamo perché Milano venga rappresentata non più soltanto come una città dove si lavora, ma invece è un'attrattiva diversa. Se non sbaglio, ma magari mi sto sbagliando, c'è stata una statistica recente che è indicata il fatto che Milano abbia superato addirittura Roma dal punto di vista turistico, no? Come sì, è aumentata in percentuale all'incremento di turismo che c'è, esatto. Su Roma. Infatti non abbiamo punto di vista di Roma, ma il incremento è superiore a Roma. Perché lo trovo appunto un fatto molto interessante e immagino che una delle forme di attrattive che quindi generano questo turismo, che in modo parte un turismo giovane, sia proprio dovuta alla qualità dell'offerta notturna, della musica, insomma, dei locali, no? Certo. Cioè svolgono un ruolo centrale anche nell'attrattiva turistica, che poi è una cosa alla quale accennava anche il Presidente Scolpani prima, anche su questo si potrebbe tornare. Quindi grazie per adesso e io passerei la parola a Giovanni Cacco, che anche è più giovane a questo tavolo, che sono ovviamente un testimone rappresentante giovane, ci fa piacere, Giovanni Cacco, ma anche qui non vorrei spendere molte parole perché immagino lo conosciate tutti, ma insomma è passato da X Factor e tra i tanti meriti quello di aver convinto per la qualità del suo lavoro, Franco Battiato, ma correggimi se sbaglio, a produrre un suo disco. E poi combattiamo sempre a in tour, se non vado errato, e poi un Sanremo 2015, Giovani che hai vinto, insomma, una carriera importante. Quindi chi meglio di te può raccontarci dal punto di vista di un artista giovane, non più emergente, ma insomma emerso, no? Ma un artista di riferimento per la scena musicale italiana, e nella promozione di un artista, insomma, abbiamo visto anche dalla ricerca quanto gli italiani considerano importanti i locali per scoprire dei nuovi talenti musicali, e si parla sia dei locali nei quali ci sono concerti dal vivo, sia attraverso invece la musica registrata, quindi locali dove anche il suono diffuso può essere una forma di promozione. Volevo sentire il tuo punto di vista, in un momento in cui l'industria discografica, il dottor Sciuga lo sa, sta cambiando, si parla di musica liquida, si vendono meno dischi, insomma, credo che la musica dal vivo, la musica locale sia diventata un po' il cuore di un business, di un artista. Buongiorno, grazie. Grazie per questo invito, grazie a Filippo Sugar. Preciso che in realtà io sono uno di quei no di X Factor, nel senso che ho tentato a 18 anni, non ho mai partecipato. A 18 anni ho fatto un provino e non sono stato preso. Proprio quel no in quel momento ha sbloccato in me l'esigenza di iniziare a scrivere, quindi questa è stata la dimostrazione del fatto che ci siano poi di fatto nel percorso di un artista degli ostacoli che, seppur apparentemente negativi, poi ci aiutano a capire realmente chi siamo e trovare una specificità. Quindi quel no in quel momento mi ha dato la possibilità di essere oggi cantautore e fare della scrittura la mia principale peculiarità. Ecco. Sicuramente Battiato è stato fondamentale nel mio percorso, è stata la prima persona che ha, diciamo, prestato l'attenzione alla mia musica, e poi Caterina Caselli e Filippo Sugar con tutta la Sugar hanno deciso di investire sulla mia musica, e quindi di questo continuerò sempre ad essere molto orgoglioso. Rispondendo alla domanda, la relazione tra l'artista e il pubblico è un'esigenza per chi crea. L'embrione di ciò che
creiamo nasce in piccoli spazi, spesso con uno strumento musicale, quindi l'interazione è molto intima, molto solitaria. Il secondo step che nasce come un'esigenza è proprio quello dello scambio con il pubblico, testare queste canzoni, capire come vengono percepite. Quindi sicuramente prima c'erano tanti luoghi fertili da questo punto di vista che davano la possibilità agli autori e ai cantautori di testare le proprie canzoni prima della creazione dell'album. Quindi insomma mi viene in mente il Piper, tantissimi artisti andavano lì per cercare di capire su 15-18 canzoni quali potessero essere i 4 singoli poi da inserire all'interno di un album, quindi questo è molto importante, mentre oggi la tendenza è quella di uscire con un album e poi successivamente capire quali sono le canzoni più forti. Quindi da questo punto di vista i locali, la possibilità di suonare dal vivo è fondamentale anche per testare le proprie creazioni. Per chi scrive, per chi crea musica, oggi eliminando la televisione, quindi come mezzo di diffusione della musica, ed eliminando le radio, che comunque rimangono due canali importanti ma meno accessibili per chi inizia, la musica dal vivo è l'unica fonte diretta preziosa per fare una sorta di, io dico sempre durante i miei live, una sorta di evangelizzazione della propria musica. Quello che cerco di fare io, ho fatto un tour di 73 date in 3 mesi quest'estate, quindi sostanzialmente quasi tutte le sere ho avuto la fortuna e la possibilità di fare concerti. Oggi bisogna cercare di agganciare persona per persona, creare un'esigenza in chi ascolta, di acquistare, di seguire l'artista, di affidare a quell'artista la propria emotività, perché di fatto si crea una vera e propria relazione tra chi ascolta e chi crea. Quindi bisogna fare una sorta di, appunto, evangelizzazione porta a porta. E in effetti io, prima ancora di arrivare al Festival di Sanremo e di avere poi quella visibilità che ti consente ovviamente di suonare in tanti posti, avere un calendario, avere un tour, proprio quando questo tour non lo avevo e c'era in me una forte esigenza di trasmettere le mie creazioni, di avere una reazione da parte del pubblico, 4 anni fa ho creato Live at Home, che è stato il mio primo tour, un tour dentro i salotti delle persone. Avevo aperto tutti i concerti di Battiato e, dato che non avevo né i soldi né il pubblico per fare un tour tradizionale nei teatri, ho lanciato un contest online in cui chiunque avesse un pianoforte in casa poteva candidare il proprio salotto come palcoscenico, e ho fatto un centinaio di date in tutta Europa con un piccolo sponsor che sosteneva le spese. E questo perché? Proprio per creare un rapporto, avere un'esigenza. Questo mi fa capire proprio il bisogno dell'artista di relazionarsi con un pubblico, di capire in che modo poi le opere interagiscano con le emotività di chi ascolta. Quindi ecco, per noi è fondamentale la musica dal vivo, è fondamentale avere un pizzico di creatività. Le difficoltà per chi fa questo lavoro o per chi prova a trasformare la propria passione in vita sono tantissime. Sicuramente facilitarne una parte può essere molto positivo per noi. Giovanni, grazie a te. Grazie. Come dicevo prima, io ho avuto la fortuna e il piacere di assistere a uno degli house home concert di Giovanni, anche se era una casa molto particolare, che è la Casa Dalla a Bologna, casa di Lucio Dalla, che, come sapete, chiusa, ma è stata aperta per l'occasione di una bellissima iniziativa benefica, no, a favore di un'associazione che porta il sorriso, per quanto possibile, e il divertimento all'interno degli ospedali, dove sono i bambini, insomma, con delle malattie molto gravi. E Giovanni, insomma, ha fatto un concerto per sostenere questa causa. Quindi, voglio dire, non è da tutti. Per cui,
effettivamente. E Lorenzo Citterio, imprenditore, conosce anche lui naturalmente, il suo nome è legato alla Cadraz Milano, locale di successo, locale che insomma un immaginario diciamo extra milanese, io vivo a Bologna, è come dire, legato ai grandi appuntamenti della musica dal vivo, appuntamenti a 360 gradi, perché davvero spaziato attraverso il genere, l'ho visto nel programma delle cose prossime, non so se va da Nicola Sbiari, grande esponente della musica elettronica, se non sbaglio anche una strada di Saviano, o mi sbaglio, che insomma anche questo non è interessante, quindi musica dal vivo, ma anche altre cose, ha grandi eventi invece legati alla dance, all'intrattenimento, ospitano questa serata che si chiama Ulato 2000, Ulato 2000, che è una serata credo itinerante, ma non sono sicuro, e che è una delle serate di maggior successo che ci siano adesso in Italia nel mondo della notte, legata a un pubblico molto vario e basata sulla musica degli anni 2000, quindi insomma davvero un immaginario assolutamente legato al piacere, all'intrattenimento, insomma al divertimento. E quindi insomma sei sicuramente la persona per la quale la musica è davvero il cuore, l'elemento centrale, no? del business del locale che Puglia, cioè l'Alcatraz. Ecco, io vorrei più cosa chiedere adesso. L'Alcatraz ospita cose molto diverse tra di loro, il cui denominatore comune è quello della musica. Queste cose come convivono? Cioè sono legate soltanto dall'essere musica o ci sono delle scelte? Qual è la fisionomia dell'Alcatraz? Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio Rubi Citterio per l'invito, ringrazio la FIP e l'EPA, allora io rappresento l'Alcatraz, un locale fondato da mio padre Roberto nel 1998, dopo un'esperienza in Pedale Neni, quindi in case discografiche, eccetera. Personalmente sono laureato in legge, ho fatto giurisprudenza, tesi sulle opere musicali, la tutela delle opere musicali. Mario ha già suonato nel nostro locale, siamo Giovanni, quindi molto volentieri. Tornando alla tua domanda, allora il locale Acre è stato studiato per poter ospitare tanti tipi di manifestazioni molto eterogenee fra loro, come hai appunto detto. Tipicamente l'intrattenimento che offriamo maggiormente sono i DJ e la musica dal vivo. Il venerdì e sabato il locale è un locale, diciamo, tipicamente una discoteca, nel senso che ospita nella prima parte di serata una parte di musica dal vivo e a seguire un DJ set. Quindi un connubio che riteniamo sempre molto vincente, perché la musica dal vivo dà un alone di qualità al prodotto che viene offerto, e allo stesso tempo invece la musica registrata, i DJ, ad esempio il nostro locale ha tre sale, proprio perché le richieste del pubblico sono molto eterogenee, trattandosi di un locale da 3.000 e passaposti, dobbiamo fare un'offerta abbastanza generalista, cioè che vada a raccogliere un pubblico sufficientemente ampio a giustificare l'apertura del locale. Quindi la struttura del locale dal punto di vista pratico si presta a diversi allestimenti, a due palchi, altezze, un tanto luce audio già residenti, insomma tutta una serie di accorgimenti studiati per agevolare in tempi rapidi l'organizzazione di diverse manifestazioni. A questo proposito l'evoluzione del mercato e la maggiore professionalità degli operatori che vi operano, appunto che ci lavorano, a volte sono ostacolati un pochino dalla burocrazia o dalle regole che disciplinano il settore. Faccio un esempio: il nostro locale nel weekend è sede di serate danzanti, in settimana viene affittato da promoter, agenzie di concerti, agenzie di eventi per ospitare concerti e manifestazioni. Dal punto di vista pratico a volte è difficile unire queste professionalità, cioè la professionalità del locale, di chi lo gestisce, e la professionalità di chi organizza concerti ed eventi anche esternamente. Dal punto di vista molto pratico, faccio un esempio: ci capita di ospitare sabato sera un concerto di un artista da 3.000 persone, dopo il quale noi vorremmo far suonare un DJ a tema o legato a quella musica. C'è un problema molto pratico di permessi SIA e di biglietteria che ostacola o comunque rende un pochino più macchinoso il poter offrire alle persone che partecipano due diversi tipi di eventi con lo stesso biglietto. Insomma, sono aspetti ovviamente tecnici che però incidono un pochino, ed è questo accordo che si è fatto, sicuramente va nella direzione giusta,
e speriamo insomma si continui a collaborare. Ultimamente c'è stata l'ondata dei DJ della musica elettronica, quindi la moda che sembrava aver preso piede maggiormente era quella dei DJ, poi in realtà il rock, la musica dal vivo, sotto sotto io ne ero convinto, ha comunque tenuto porta e continua a crescere. Giovedì abbiamo avuto il concerto dei giornalisti, una indie band di Roma, è stato un sold out. Il gruppo del momento. Non so, il gruppo del momento, adesso giovedì abbiamo un artista elettronico, insomma ci sono tante sfaccettature dello stesso aspetto che è la musica dal vivo. Adesso vanno molto le serate a tema, quindi l'utente, il cliente si aspetta di venire in un locale dove magari vuole bere una birra e ascoltare un concerto, dopodiché mangiare qualcosa. Magari street food, un'offerta appunto itinerante, leggera, dinamica, e a seguire ballare fino a tardi. Questo può venire nello stesso locale, spero sia il mio, o in diversi locali. Anche qui ovviamente gli aspetti pratici incidono sulla possibilità di fare determinate offerte, però diciamo questa offerta multitasking, cioè il desiderio dell'utente di vivere più esperienze nella stessa sera nello stesso locale, un locale diverso, è un dato di fatto. Quindi noi come locali dobbiamo impegnarci a dare sempre novità al cliente e allo stesso tempo offrire dei temi, delle feste, degli argomenti per cui valga la pena uscire e investire il proprio tempo. Allo stesso tempo c'è anche un grande ritorno del revival, ma questa non è una novità in realtà, perché adesso va molto gli anni 2000, gli anni 90, un anno fa, due anni fa, o cinque anni fa andava, gli anni 80, gli anni 70, diciamo che sono le persone che cambiano, cioè i clienti crescono, io ho clienti che venivano per 5-6 anni tutti i venerdì, tutti i sabati, poi da un giorno all'altro sono scomparsi, li ho incontrati, che fine hai fatto, ho messo su famiglia, sabato sera non esco più, il nostro target più o meno va dai 18 ai 30 tipicamente, quindi c'è un'evoluzione, c'è la crescita dei clienti, ma sotto sotto la richiesta è sempre la stessa, ovviamente aggiornata all'epoca attuale, quindi adesso vanno molto questi anni 90, nel 2000, qualche anno fa andavano più gli anni 80, gli anni 90. Insomma, questa è un pochino la situazione, il mio case history, ecco. Curiosità, un locale come dicevamo che fa attraversa generi musicali molto molto diversi tra loro, e questo a tuo avviso può snaturare la fisiologia del locale oppure il locale mantiene la sua identità? Allora c'è locale e locale, cioè, i locali di Fabio che io conosco sono dei locali bellissimi esteticamente, accogliente eccetera, il mio è più un contento, è una grande scatola all'interno del quale grazie alla logistica, all'efficienza delle attrezzature e dello staff che ci lavora è possibile ospitare tanti tipi di manifestazione. Noi abbiamo un break-even abbastanza alto trattandosi di un locale molto grande, per questo motivo abbiamo studiato delle soluzioni per ridurre la sala in due in occasione di orari o manifestazioni. Purtroppo noi in discoteca la gente inizia a arrivare a mezzanotte l'una, purtroppo dico perché mi piacerebbe andare a letto prima nel weekend, ma insomma non siamo in Spagna, però non siamo neanche negli Stati Uniti dove a l'una chiudono e vanno a ballare alle 9. Mi va bene così? Magari quello potrebbe essere una battaglia. E basta che vengono, sono 3-4 ore nel locale, mi va bene, basta, sono anche anticipato. E, quindi insomma, è un contenitore, il nostro lavoro è offrire la maggior possibilità di passare da un evento all'altro senza che il locale sia un limite, anzi sia il punto di partenza da cui l'idea nasce. Da me vengono parecchi imprenditori, organizzatori a propormi idee di eventi, party o serate, proprio perché dicono il locale si presta all'agilità che è richiesta da questo tipo di situazione. Insomma. Grazie e Mario Alessi, intanto di nuovo i complimenti e quando l'efficienza è imminente. Grazie ancora, soprattutto a Moglie Milano, appunto, studiando questa nuova efficienza, mi fa grande onore e veramente sono orgoglioso di averla ricevuta.
magari siamo stati anche primi ad annunciarlo, questo non lo so, però è un piacere che sia stato annunciato anche qui in questa occasione. Mario Arezzi, insomma, anche in questo caso le presentazioni, vuol dire, sono superflue perché è una figura davvero di riferimento assoluto e non da oggi della musica italiana, una carriera folgorante, insomma, anche come la numero uno. E poi CCD, CBS, e poi autore per ma ci leggo per me, hai detto. Sì, no, ma vedi qui che però, perché ho ascoltato, diciamo, parecchi pareri e ho ricevuto parecchi input anche, stimoli, perché c'era un incontro in tendenza, perché il dottor Braga ha fatto presente che comunque c'è un incremento della musica dal vivo e di locali, mentre dall'altra parte purtroppo ho sentito che invece c'era una contrazione, no? Allora, per esempio, io partirei dall'inizio, no? Io ascolto facendo musica dal vivo con dei gruppi, all'interno del quadrilatero della moda, oggi chiamato così, c'erano circa una ventina di locali dove si suonava esclusivamente musica dal vivo, ma musica dal vivo fatta dal gruppo, da orchestra, che ha dato luogo poi peraltro a tanti esponenti di grandissimo livello, no? Insomma, ricordo da Celentano, artisti, piuttosto che Iannacci, eccetera. Nascevano all'interno proprio anche, non so, di un locale che si chiamava Santa Tecla, no? Io sentivo bene a casa come parlava di scrivere musica racchiudendosi in se stessi e di suonarla. Sicuramente oggi si fa anche così, pure io. Quando compongo mi trovo davanti a un computer, spesso con la chitarra, poi magari evolvo la canzone che ho scritto sul computer. Secondo me manca proprio per questa concezione di aggregazione. Aggregazione che si può fare esclusivamente trovandosi insieme con un gruppo, no? E quindi scambiandosi, no? Le proprie diciamo, esperienze, ma anche punti di vista, alcune sensibilità, no? E inevitabilmente nasce qualcosa di diverso che dà luogo a quello che ho detto prima, no? I locali erano fondamentali, cioè c'è musica dal vivo, no? Musica dal vivo in una maniera completamente diversa da quello che si fa oggi, per carità, cambiano le epoche, venga il progresso e le nuove tecnologie, quindi venivano anche i DJ. Però suonando musica dal vivo in un locale c'era la possibilità di culturizzarsi, perché? Perché si poteva fare soltanto musica che fosse musica cover, no? In quanto la gente voleva ballare e sentire la musica che andava in quel momento. Poi magari uno ci infilava anche una propria canzone, ma per carità, cioè accadeva, no? Però utilizzarsi attraverso un repertorio che veniva acquisito da grandissimi, non so, da Otis Redding piuttosto che Miles Davis, piuttosto che grandi gruppi, dai Beatles, no? Rolling Stone, eccetera. E uno capiva come veniva scritta una canzone, no? Ed era un modo di culturizzarsi, no? E questo ha dato luogo a quelli che sono quegli esponenti che ho prima elencato, no? Quindi io spero che possa rinascere, no? un concetto di questo tipo, a parte quelli che siano, e ovviamente i cantautori, per carità, quelli che hanno già scritto e fanno le proprie canzoni perché hanno già ricevuto e riscontrato un buon successo, no? Ma i gruppi che nascono, adesso faccio un esempio, io perché ho fatto nascere insieme alla SIAE, per carità, che la sostiene in questo progetto, che si chiama Campus Band, che è dedicato ai gruppi che nascono all'interno delle scuole superiori e università. La SIAE in questo momento si sta occupando soprattutto di giovani, no? Io almeno parlo per me, l'avremmo già dato, no? perché siamo impegnati sia perché vogliamo aiutare i giovani, sia che si chiama Società Italiana Autori Editori, non è un ente, è un gruppo che raggruppa gli autori che sono i principali, coloro che la musica la creano, senza gli autori non ci sarebbe musica, no? Pensiamo che se voglio aprire questa parentesi, che siamo praticamente una categoria di professionisti non tutelata. Noi non abbiamo un ente previdenziale, non abbiamo. Ce l'hanno anche gli agricoltori, chiunque, noi non ce l'abbiamo invece. Perché viviamo dei nostri proventi che vengono
prodotti dall'esecuzione dal vivo piuttosto che diciamo, dai proventi che ci arrivano per le creazioni che scriviamo. Quindi per me noi la CIA difende i nostri diritti anche per questo motivo. No? Okay. Detto questo concorso è dedicato alle band che nascono all'interno delle scuole superiori dell'università e che quindi si crea aggregazione. È la band che ha vinto alla band di 16 anni, che si chiama The Flyer, e siccome il concorso è sostenuto anche dal MIUR, Ministero dell'Istruzione, oltre che dal Comune di Milano, Corriere della Sera e l'NTL, no? Ovviamente hanno partecipato gruppi di tutta Italia, questi sono di Siderno. No? E a me fa molto piacere che ci sono dei gruppi di sedicenni che hanno vinto perché li ho sentiti, hanno ricevuto il premio, che il premio era quello di realizzare, diciamo loro si presentavano con una cover e un brano inedito, no? Di realizzare il proprio singolo che attualmente è su iTunes, su tutti i portali, dove si può trovare, ho compreso il video, per dare un incentivo, oltre a delle borse di studio che hanno ricevuto. Quindi io spero tanto, no? Che la musica dal vivo possa diventare di nuovo un sistema di aggregazione, non soltanto della gente che va a ascoltare, in realtà no? Ci sono qua esponenti che fanno dei locali, grazie di farne, no? Perché comunque siete un nostro alimento fondamentale, per la nostra sopravvivenza, no? Quindi vi ringrazio tutti. Però di riproporre ancora musica, e so che esistono le cover band, esistono dei gruppi, no, esistono le orchestre, no, che girano nei locali, che fanno musica ovviamente di quella di cui parlavo prima. No? Quindi spero che comunque questa tendenza torni ad essere la maggioranza personalmente, perché soprattutto oltre a tenere gli autori, tengo anche gli esecutori, ai musicisti veri e propri. Grazie. Grazie. Mentre Ravezzi parlava e parlava della necessità dell'incremento e del sostegno alla musica dal vivo, che è comunque una delle maniere per diffondere, per aiutare i talenti giovani a emergere, abbiamo sentito prima quello che ci ha detto Giovanni, e pensavo anche ai dati che c'è un collega che ci ha indicato prima nella sua ricerca, no? Cioè, se sbaglio, il fatto che c'è stato un incremento dei concerti della musica al vivo, che è un dato assolutamente incoraggiante, così come insomma, è incoraggiante l'esperienza alla quale ci ha parlato Lorenzo, l'Alcatraz, un locale dedicato alla loro musica a 360 gradi, che mi fa piacere che tu abbia citato dei giornalisti, perché è proprio l'esempio classico del gruppo, come si diceva una volta, venuto dal basso. No? È un gruppo che si è fatto da sé, come si dice, e tra l'altro una bella commissione, è una delle direzioni nella quale andiamo, anche questo è ampiamente emerso da quello che ci ha detto prima il dottor Sofani, è una commissione importante tra le possibilità infinite e straordinarie che offre la rete, che non è necessariamente un momento di isolamento, ma anzi, questo è un momento di condivisione, e invece poi le occasioni vere di condivisione che sono quelle della musica e dal vivo. Quindi mi fa piacere che anche locali grandi e importanti come dire, dedichino la propria attenzione a gruppi, nemmeno in questo caso nemmeno più emergenti, ma che insomma sono cresciuti vertiginosamente senza il sostegno di multinazionali o di grandi canali radiofonici, a dimostrazione di come se si fa musica di qualità oggi in Italia, secondo me si possa ancora arrivare, e di come però sia importante per arrivare il sostegno dei pubblici esercizi, sia per quanto riguarda la musica dal vivo, sia, ne sono assolutamente convinto, per quanto però riguarda anche la musica d'ascolto e la musica registrata, viste le difficoltà che hanno le radio a trasmettere le cose, no? Dei gruppi nuovi, dei gruppi emergenti, probabilmente i locali nei quali si ascolta musica possono anche giocare un ruolo importante, magari potremmo approfondirlo. E dottor Sofani, non so se lei vuole intervenire adesso, però mi sembrava interessante, insomma, come sia emerso davvero da tutte le cose che abbiamo sentito, il fatto che ci sia davvero un ritorno straordinario di tornare alla musica come un momento di condivisione, di incontro, di socialità, socializzazione, e in questo insomma i locali pubblici devono giocare un ruolo centrale. Beh, l'avevo detto nella mia presentazione, è stato ribadito dalle persone che sono intervenute da questo tavolo, insomma. Tra l'altro, una osservazione aggiuntiva rispetto a quello che ho detto prima, ed è la rappresentazione di una federazione che molto spesso è
quando si parla di associazione si parla di entità astratte. Abbiamo dato la dimostrazione, insomma, che l'associazionismo è fatto anche da imprenditori qualificati. Qui abbiamo Lorenzo Citeri, per quanto mi riguarda, e Fabio Campo, tra l'altro. Fabio Campo è anche vicepresidente di EPA, mi sembra, un altro GIS, insomma, a dimostrazione che l'impegno associativo non è fatto e non deve essere fatto solo per portare avanti lobby intesa nel senso sbagliato del termine, ma anche per tutelare quelli che sono i punti di vista, le sensibilità e gli interessi di categorie che poi danno lavoro, danno contributo a quello che è il PIL nazionale. Per cui l'occasione è anche utile per sensibilizzare verso la necessità di consorziarsi, di attivarsi dal punto di vista associativo, perché insomma le federazioni vivono anche dal contributo che arrivano dagli imprenditori che cercano di rappresentare. Tra l'altro oggi, oltre ai valori sociali del pubblico esercizio, sono emersi due aspetti, e cito in particolare l'intervento di Giovanni Cacamo, che ha toccato la parte religiosa del pubblico esercizio, quando ha parlato del pubblico esercizio come luogo di evangelizzazione della musica, insomma, e al di là della citazione ha riconfermato il ruolo e la palestra di sentire e valutare quelli che è la percezione del gradimento di pezzi che poi devono essere poi lanciati, mentre invece Mario Lavezzi ci ha riconfermato anche come elemento di sopravvivenza per gli autori, per cui lunga vita ai pubblici esercizi. Mario Lavezzi, apparenti, insomma, da una parte dove cresce i fatturati, e il nostro Filippo Sciura dice che sono diviti gli incassi, e qui ovviamente c'è anche un aspetto collegato a quella che è l'evasione di questo contributo, che insieme alla SIAE cercheremo di fare, coltivando anche diligenza su questi argomenti. L'altro, io ritengo, e se certamente sono diminuiti i locali che fanno video e musica dal vivo, e questo rappresenta anche un cambiamento epocale nell'offerta. Oggi ci sono i vincoli normativi assolutamente stringenti, diversi rispetto al passato, che impongono anche investimenti importanti. Tra l'altro, in questo aspetto suggerisce un'attività che potremmo fare insieme, che è la possibilità di estendere i benefici fiscali, bonus riservati per le migliorie nei locali, negli impianti che fanno ricettività, alberghi e avventurismo, altre cose, anche al mondo del proprio esercizio in senso lato, insomma, perché nella misura in cui si riesce a fare investimenti che hanno anche le convenienze fiscali, si può anche pensare a dare un futuro migliore alla musica. Ma al di là del ruolo e delle prospettive di carattere fiscale che ci riguarda, insomma, l'occasione della mattinata penso che sia stata utile, insomma, per riconfermare l'importanza e la forza di un binomio che noi cercheremo di coltivare, Filippo, almeno per quanto mi riguarda, cercando di fare le cose bene come siamo abituati a fare, continuando ad avere dalla SIAE l'attenzione che ci ha reso orgogliosi, insomma, perché abbiamo avuto la possibilità di affinare anche il rapporto personale, perché erano di difficoltà a trovare una convenzione, perché quando poi si toccano gli interessi economici ognuno ha le sue sensibilità o le sue aspettative. Però devo riconoscere, lo dico pubblicamente, l'ho già detto, ho trovato una SIA molto moderna anche nel modo di confrontarci con il mondo che noi rappresentiamo. Grazie. Posso farvi grazie anche per aver citato, e io ribadisco la bella espressione che ha usato Giovanni Caccamo, cioè quella di evangelizzazione, no? La possibilità di evangelizzare il pubblico o nei locali entrando in contatto, in relazione strettissima, poi tu l'hai fatto addirittura con i concetti casalinghi, ma insomma i locali pubblici sono proprio il luogo principe dove questo viene. Vorrei sottolineare, l'ho già fatto, ma quanto quello che tu hai detto, che lei ha detto, cioè questo evangelizzare il pubblico e renderlo partecipe delle scelte nuove, no? Avvicinarlo alle novità. E una cosa è qui che è importante, quello dei locali pubblici, anche quelli che sono qui rappresentati, non è legato fortunatamente soltanto alla musica dal vivo, no? Penso anche a ruoli importanti che hanno le discoteche, ma anche i locali di cui abbiamo parlato prima, nei quali si ascolta la musica registrata, che oggi è una componente altrettanto importante della musica dal vivo, e anche lì, insomma, in fondo per un DJ più o meno è la stessa cosa, cioè approfittare di un evento, che in fondo è un evento dal vivo, per proporre, far ascoltare i proprietari e testarli con il pubblico. E ripeto, penso che magari dopo lo sentiremo anche locali, come vedi rappresentati dalla Campa, possono avere un ruolo importante. Passerei la parola a Filippo Subiar.
e insomma abbiamo parlato di tante cose, appunto il tema della, dei locali come luogo di socializzazione. Mi sembra un aspetto importante che adesso è, non solo il suo intervento, è comunque questa come dire, nuova visione, non so come definirla, della SIAE, è a sostegno della giovane creatività musicale. Abbiamo parlato di mercoledì, ma questa iniziativa di Aresti io non conoscevo, per la legata alla musica di Shea, che mi sembra di aver capito che fa anche con la produzione con SIAE. Insomma, mi sembra che siano due elementi interessanti che stanno dimostrando che la SIAE finalmente si occupa anche del sostegno dei giovani artisti. Sì, sì, noi questo nuovo corso ha tentato di fare molte cose per sostenere i giovani autori. Noi abbiamo intanto dato tutti l'iscrizione gratuita sui tribunali sia ai giovani autori che a coloro che vogliono essere imprenditori attraverso il video musicale. Poi abbiamo destinato molti fondi a sostegno di manifestazioni e iniziative sul territorio, con particolare riferimento ai giovani, e l'iniziativa di Mario beneficia di questi fondi, ma quest'anno abbiamo investito più di 1,5 milioni di euro. Tra l'altro siamo anche chiamati a svolgere un ruolo di supplenza rispetto alle limitazioni delle risorse pubbliche che ci sono adesso in Italia, quindi i nostri associati hanno deciso di investire parte dei proventi in questo. Io credo che però la cosa più importante di oggi sia che i protagonisti veri, diciamo paradossalmente, forse non sono neanche i figli di SIAE, ma sono Giovanni e Mario, sono Lorenzo e Fabio, cioè sono loro quelli che effettivamente con la loro attività utilizzano la musica, creano la musica, interagiscono, e credo che tutti voi avete visto quanto siano vicini sulle cose che si sono dette. Noi siamo intermediari, tra virgolette, e gli intermediari ovviamente devono cercare di ridurre tutto questo anche a degli accordi, a una pratica. Allora la cosa più importante intanto è per me di trasferire a tutti che SIAE non è un'esattezza, SIAE difende questo anello debole, è un anello debole tra gli autori, poi presi singolarmente sono più che deboli, sono totalmente, come dire, fragili, quindi noi li rappresentiamo difendendo i loro interessi. Abbiamo bisogno di far capire che siamo elastici. Elastici vuol dire dobbiamo sostenere gli imprenditori che utilizzano il nostro patrimonio, no? Il loro patrimonio, quel fatto. Quindi elastici vuol dire capire. Allora, l'esempio prima che faceva Lorenzo, che diceva che noi abbiamo delle serate particolari, abbiamo la musica da vivo, poi magari vorrei fare anche la musica diciamo con il registrato, con il DJ eccetera, abbiamo qualche difficoltà, ecco, intanto voglio dire, quello che mi verrebbe da dire è queste cose si devono guardare con un'ottica molto trasparente. Le difficoltà sono probabilmente legate al fatto che siccome noi dobbiamo recuperare gli autori, dobbiamo capire qual è la vera fonte che genera l'acquisto del biglietto. La gente compra quel biglietto perché vuole vedere quell'artista che quella sera si esibisce dal vivo, o perché vuole aspettare 3 ore e godere del DJ? E qual è la misura, no? Quindi noi abbiamo delle difficoltà che sono proprio di tutela, vogliamo tutelare, però dobbiamo allo stesso tempo riuscire ad avere la flessibilità e la capacità di andare incontro agli imprenditori che investono per anche per la musica, generando quel circuito virtuoso che si diceva prima, l'occasione per gli artisti di confrontarsi con un pubblico, di capire qual è la reazione, eccetera. Quindi devo dire che questo è emerso chiaramente e mi fa piacere dire che le due entità, sia da una parte che dall'altra, hanno lavorato consapevolmente o inconsapevolmente, ma con questo spirito, per trovare questo punto di incontro, cercando appunto di far crescere entrambi, no? Perché la musica è un elemento che può far crescere l'identità dei locali e quindi la loro reputazione, quindi il valore di quelle insegne, di quei locali. Dall'altra parte, per noi è una grande occasione per poter far esibire i nostri artisti e far girare i nostri repertori. Quindi credo che l'incontro di oggi, come dire, a me ha dato questa sensazione di conferma
che abbiamo investito tutti bene il nostro tempo e che adesso vediamo di farlo funzionare al meglio. Ma prima però vorrei sapere se qualcuno invece dei nostri relatori ha iniziato a taglio campo e poi ha voglia di aggiungere qualcosa. Ma quello che vorrei aggiungere è che noi siamo promotori, Mario giustamente dice grazie di esistere, siamo promotori di quello che è la divulgazione e l'evangelizzazione della musica. Oggi bisogna che noi guardiamo un po' il mercato. È cambiato il mondo, la gente cresce, i clienti che avevo quando ho fatto 20 anni fa nella mia sono cresciuti con me, e quello che mi sento sempre dire dai miei coetanei: non c'è un locale per la mia età, quindi io compio 50 anni ormai, quindi questo è grazie. E quindi dobbiamo essere capaci anche noi di sapere investire in maniera razionale, quelli che sono, quindi di creare un'offerta anche consona a quello che è il panorama del pubblico che abbiamo, perché effettivamente io ogni volta che mi dicono mancano locali per persone dai 35-40 anni in su, dico avete ragione. E attenzione, io faccio sempre una distinzione, mi a paragone con l'estero, io dico sempre che la Francia è confronto a noi molto più avanti, è sufficiente guardare cosa succede sulle nostre spiagge, la Liguria, quindi dal confine di Venturi in poi, come è affrontato il turismo. Noi dobbiamo essere capaci di far spendere i soldi, ma di farli spendere con amore, con voglia, questo è quello che a noi un pochino manca. Molte volte noi in EPAM abbiamo sempre questo problema, no? Di dire facciamo fatica a creare l'associazione vera e propria, facciamo fatica a utilizzare le nostre associazioni per motivi positivi. Quindi dico, noi quello che dobbiamo fare, un esame di coscienza che mi faccio anch'io, è quello di cercare di capire quelle che sono le tendenze, perché offerta come quella che Mario diceva, o Giovanni diceva, di proporre musica ce n'è e la gente ha voglia di ascoltarla. Molte volte manca, purtroppo manca l'offerta, quindi è una cosa che mi farei veramente un'autocritica personalmente. La cosa che aggiungerei è il fatto che la difficoltà forse nel cambiamento di epocale che stiamo vivendo è il fatto che le persone siano disposte di fatto a pagare 9 euro per andare al cinema e vedere un film, perché di fatto è l'unico canale disponibile. Poi sicuramente online è possibile trovare i film, ma è una qualità talmente bassa che perdi quasi un po' l'interesse nella visione, però si dia per scontata la fruizione della musica a titolo gratuito. Cioè si ha una difficoltà invece ad attribuire a quel supporto fisico, che poi ha anche un'ulteriore difficoltà nell'ascolto, perché le nuove macchine non hanno più il lettore CD, i nuovi computer non hanno più il lettore CD, quindi sicuramente c'è un'evoluzione in questo. La musica dal vivo rimane il focus centrale che appunto l'evergreen da questo punto di vista, quindi è importante questo dialogo soprattutto per questo, gli altri problemi cercheremo di risolverli. Grazie. Io comprovo con le osservazioni fatte sia da Fabio che da Giovanni, vi ringrazio gli autori, perché senza di voi noi non saremmo già occupati, o apriremo forse una biblioteca, ma non la stessa. La vita di libri usati è esente, quindi
una formazione che apprendi in pochi, ammetto, no? Ma no, davvero, io con la musica sono nato, sono cresciuto e può sembrare una banalità, ma noi abbiamo circa 50 dipendenti e lavoriamo grazie alle note, alla musica. Tutto qua. No, sono direttamente appena detto quello che pensavo, in effetti. Tenete conto che comunque, ancora oggi, quando si chiede che mestiere fai, ma suono e scrivo canzoni, no, ma mestiere. Perché ti voglio dire, dà l'esatta idea di come viene considerato il nostro mestiere, no? Voglio dire, come se fosse comunque una cosa da passatempo. No, mentre uno parla veramente con ci mette veramente tanta fatica, ragazzi, perché anche Giovanni parlava prima di come lui scrive le canzoni, e io altrettanto, non è che lui ti viene in mente una canzone, ti viene in mente l'idea, poi la sviluppi, devi fare il testo, devi arrangiarla, devi fare tutto un processo, poi promuovere, cioè, che è veramente complicato, è il processo totale, dà da lavoro a tantissime persone. Oltre le gare scolari, l'editore e tutti quelli che ci lavorano, perché ci fanno nelle radio, eccetera. È un processo veramente complicato, no? È una grande fatica, soprattutto di chi la scrive. Quindi si vorrebbe quantomeno avere un ritorno, no? Economico, come tutti quanti, quando fanno un mestiere, avessero questo ritorno. Purtroppo il fisico, perché la musica dal vivo diventa sempre più importante? Perché purtroppo. Giovanni dice sta sparendo il fisico. Il fisico è sparito ormai, non dobbiamo renderci conto di questo. Si parlava di vinile prima, sì, è un escamotage per avere un gadget da tenere in casa chi ancora gira dischi, no? Ma ormai con Spotify e tutti i portali che danno musica in streaming, tra un po', anzi non tra un po', esistono già delle macchine collegate direttamente, no? Dove si può sentire la musica esterna di grandi dentro le macchine, no? È tutto frammentato. Se una volta si vendevano dei CD, no? e vinile, e uno vendeva tutto un album a una certa cifra, oggi se si sente una canzone anche di successo, non si tende ad andare a comprare l'album di quell'artista, a meno che quell'artista abbia recuperato talmente una considerazione che uno si vuole andare a prendere quell'album per tenerlo lì come se fosse un libro. È diverso. E facciamo degli esempi, possono essere dei Vasco Rossi, ma pochi, no? Allora, i giovani che si propongono, invece, spesso hanno questa frammentazione, subiscono questa frammentazione, perché se si ascolta in streaming, non mi ricordo più, però volevo fare una domanda al nostro Presidente. Il Presidente, forse lo sa almeno il direttore generale, YouTube quanto paga per ogni visualizzazione? Non c'è una risposta precisa perché dipende dalla pubblicità che vende e da come la calcola, diciamo, ma sostanzialmente paga per poco. Io avrei risultato 0,07 centesimi. Dipende dal valore a cui vende lo spot sul video. Allora, questo però dà l'idea di quel poco che può recuperare, no? L'autore, ma il produttore, la discografica, l'editore, cioè tutta la filiera. Quindi la musica dal vivo invece rende ancora tantissimo, soprattutto ai grandi non ne parliamo neanche, no? Però può rendere anche a un autore come Giovanni che ha fatto 70 date quest'estate, no? Meno male che c'è stata pubblica esecuzione, la musica dal vivo, la ringrazio ancora, mi raccomando. Incentivate la musica dal vivo con i gruppi, oltre che con i cantautori. Grazie. Insomma, le pubblici esercizi, davvero benvenuta. Abbiamo pochi minuti, ma che vorrei dedicare se siete d'accordo a eventuali interventi da parte del pubblico. Noi siamo a disposizione.
Riagganciare al discorso che faceva Mario Lavezzi, cioè sull'importanza anche diciamo, per gli autori e per i gruppi, i cantanti, della remunerazione della musica dal vivo. Tanto quanto per molti è diventata la forma principale di remunerazione, no, perché i diritti sono un po' problematici. In questo senso, siccome proprio nei giorni scorsi è scoppiato il bubone del secondary ticketing, che diciamo, qualche organizzatore ha in qualche modo giustificato col fatto che ci sono dei gruppi, dei cantanti che in qualche modo chiedono anche di fare questa operazione per incrementare un pochettino gli incassi dai concerti. Volevo chiedere un po' al tavolo un parere su queste forme diciamo creative che però magari poi gli autori sono costretti a ricercare per incrementare i propri guadagni poiché il mercato discografico è quasi scomparso, no. Quello del supporto fisico di più. Rispondo io non conosco un autore o un artista che diciamo chiede di partecipare a questa forma che è assolutamente senza se e senza ma da condannare. Si ha contribuito a scoprire diciamo questo problema perché ha lanciato una petizione con tutti i suoi autori, che hanno sottoscritto tutti gli autori e artisti più importanti, ha fatto un ricorso d'urgenza per oscurare i siti che avevano partecipato a quello che è il magarinaggio, voglio dire alla fine, il magarinaggio sistematico online, danneggiando gli autori, perché ovviamente gli autori percepiscono in quel caso sul prezzo del biglietto, quindi quando il prezzo del biglietto viene stravolto con questo meccanismo, i primi a soffrire sono gli autori, e danneggiando anche la fiscalità, perché comunque noi abbiamo anche un ruolo di controllo che ci è affidato dall'Agenzia delle Entrate per verificare la biglietteria e il valore dei biglietti venduti. Noi lo condanniamo senza se e senza ma, non mi risulta che ci sia alcun artista o autore italiano, se ci dovesse essere sicuramente questo come dire, non troverà in SIAE una tutela, perché è una pratica assolutamente illegittima che ha già danneggiato l'immagine del settore in maniera grave e quindi noi dobbiamo assolutamente fare pulizia e ripartire con un rapporto di fiducia con quello che noi abbiamo di più caro, che sono le persone che vanno a vedere gli artisti, i concerti, beneficiano di questa offerta. È una parte importantissima dell'economia del nostro paese. Aggiungo una cosa che non ho detto prima, ma noi abbiamo commissionato una ricerca che si chiama Italia Creativa per far capire alle istituzioni il valore economico e occupazionale che ha l'industria culturale creativa in Italia, perché è un'industria separata, la cinema parla del cinema, la musica parla della musica, i giornali parlano dei libri, i giornali parlano dei giornali, ma se tu metti tutta questa industria insieme che vive sostanzialmente di un motore unico che è il diritto d'autore, no, perché è quello che è il brevetto per l'industria tecnologica, per l'industria creativa, è il diritto d'autore. Se tu la metti tutti insieme, beh, noi facciamo, cioè ce la giochiamo a livello di occupati proprio con l'industria alberghiera e di ristorazione, cioè il primo soggetto che dà lavoro in Italia è l'industria delle costruzioni, il secondo è l'industria della ristorazione e alberghiera, il terzo è l'industria culturale. Non è l'industria automobilistica, non è l'industria delle comunicazioni, eccetera, eccetera. Abbiamo noi 8 milioni di occupati, l'industria è alberghiera 1.250.000, quindi qui stiamo parlando di un settore che non è soltanto diciamo, piacere e cultura, ma è lavoro.
che Dano Platini sono il direttore generale della SIAE. Più che una domanda, intanto un ringraziamento a Presidente Stoppani, all'Adolfo Cetterio e alla squadra di FIPRI che ci ha aiutato a fare questo nuovo accordo, che non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Tra l'altro a me personalmente hanno dato valore aggiunto, perché l'Adolfo fa appunto quasi mezz'ora in un annetto di trattativo, penso quasi 10 giorni, quindi insomma, lo ringrazio personalmente. Ma detta questa battuta, ci siamo alzati anche due un piccolo scontento, quindi vuol dire che abbiamo raggiunto un buon punto di equilibrio, che però è un punto di partenza. Faccio riferimento all'intervento del proprietario di Alcatraz, che ringrazio. Il punto di partenza, perché noi siamo certamente disponibili ad ascoltare quali sono i problemi e il nostro dovere è risolverli, perché se li risolviamo voi lavorate meglio e noi cassiamo di più. Però dobbiamo chiedervi anche aiuto, lo dicevamo prima con il Presidente Pasca, che adesso non vedo ma sarà qui in zona, eccolo, per combattere insieme fenomeni di abusivismo che danneggiano voi, che danneggiano anche noi, fenomeni anche di un tipo di subcultura, perché sembra che chi esce la notte sono solo persone non per bene, non so come dirlo in un italiano più garbato, e invece migliorando l'offerta della qualità anche nei confronti dei cinquantenni, mi riferisco all'altro intervento, auguri per il compleanno di domani, mi riferisco all'altro intervento, dobbiamo sempre più lavorare insieme per capire come valorizzare, prima si parlava di facilitatori della notte, ma soprattutto il fatto che far uscire la gente, perché far uscire la gente vuol dire anche combattere la subcultura del terrorismo piuttosto che un certo tipo di messaggi che ci vogliono ormai comunicare di terrore, di paura e di altro genere. In questo la musica, ma la cultura in generale, il cinema, i libri sono un valore aggiunto. E il lavoro insieme a voi è un lavoro dal mio punto di vista strategico, quindi partiamo da oggi ma cerchiamo di lavorare insieme per fare sempre meglio. Grazie. L'unica risposta che possiamo dare allo studentismo e alla cultura, alla musica, allo spettacolo, all'intrattenimento, il Bataclan a Parigi ha riaperto pochi giorni fa, un segnale importantissimo. Quindi insomma è vero che chi lavora nel mondo della cultura e dell'intrattenimento faccia la propria parte. E torniamo a un piccolo intervento, prego, a parte il dottor Citerio. Grazie, Platini è sempre generoso con me, no? Le notte sono state solo costruttive, alla fine hanno portato un accordo fantastico, mi sembra di capire. Quindi, no, io volevo partire dalla citazione che ha fatto Mario Lavezzi sulla musica dal vivo. Oggi noi, diciamo, imprenditori cerchiamo effettivamente di dare sostanzialmente maggior, diciamo, incentivare alla grande, ecco, quello che è la musica dal vivo, perché interessa anche noi e quello, secondo me, riesce anche a non creare quella differenziazione di età che oggi in effetti, come diceva Fabio, c'è. Io vedo che nei locali dove viene fatta effettivamente la musica dal vivo riusciamo a togliere e a recuperare quei cinquantenni. E oltretutto per gli autori e per gli artisti direi che invece è molto importante. Oggi ci sono giovani artisti che di fatto si esibiscono nelle cantine, si esibiscono sostanzialmente anche negli appartamenti, creando anche qualche disagio ad altri condomini e quant'altro. Quindi io voglio prendere spunto e fare un invito al Presidente Sugar, no? Dicendo, visto che questo mercoledì che ci sarà nel primo semestre del 2017, voglio dare questo invito che sia solo l'inizio, perché se noi riusciamo, e magari con l'aiuto del Ministero si possa fare qualcosa in più anche a livello, diciamo, proprio fiscale, si riescono ad aiutare questi giovani artisti affinché si possano esibire nei nostri locali, noi siamo pronti ad accoglierli, perché veramente sarà veramente una grande bello quello che ha detto, perché alla fine insomma, è importante che le cose così abbiano anche, come dire, dei risvolti pratici, no? C'è una proposta concreta rivolta al Presidente SIAE, quindi ben venga, se questo porterà degli sviluppi vuol dire che in fondo combattiamo l'abusivismo, è importante, ma insomma vuol dire che davvero questo incontro è anche servito a fare un passo avanti in direzione proprio della divulgazione della cultura e del sostegno ai giovani talenti. Detto questo, io davvero
vi ringrazio. Vorrei partire dal ringraziare le persone che sono intervenute all'inizio per motivi di lavoro e sono dovute andare via, cioè Filippo Del Corno, che è l'assessore alla cultura del Comune di Milano, e Federico Danni, che è membro di giunta della Camera del Commercio di Milano, che appunto ci ha voluto lasciare, ci ha dovuto lasciare per motivi istituzionali. Un grande ringraziamento naturalmente va alla FIT, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e alla SIAE, che insieme hanno pensato, ideato, promosso questa giornata, spero di grande interesse per tutti, e poi naturalmente un ringraziamento ai presenti e a chi è intervenuto, a iniziare dal dottor Luciano Spraga, direttore dell'ufficio studi FIBE, perché la ricerca è un punto di partenza importante credo, per il lavoro di tutti quelli che operano in questo settore nei prossimi anni, e poi naturalmente il dottor Stofani, prima di Stofani, che è il presidente della FIBE, grazie per le cose che ha detto e per aver voluto questa giornata. Pertanto Filippo Sciuccoli, presidente della SIAE, e poi Fabio Campola, che è un imprenditore, Giovanni Carco, un presidente, se ne è andato via, e non lo sappiamo probabilmente lo stesso, Lorenzo Citterio, imprenditore anche lui, Manuela Mezzi, grazie davvero, so che per molti di voi i lavori continueranno nel pomeriggio, e intanto buona giornata.